Ve lo avevo promesso e come sempre, eccolo qui! Eccomi ragazzi, ciao a tutti quanti e ben ritrovati. Tieniti caldo, caro Bonfabio, perché devi esprimere il tuo parere su parecchie partite, Caldissimo, su parecchie squadre. caldissimo, Squadre? caldissimo, ci Ok, sono, ci sono. squadre. Detto questo, vi invitiamo a lasciare una marea di mi piace su questo video per supportare i nostri contenuti calcistici. Vi ricordiamo che è gratis lasciare mi piace, ci fate contenti e più ne lasciate, più contenuti calcistici vi portiamo. Iscrivetevi, attivate la campanellina, ci fate ancora più contenti e non vi complicate la vita perché ogni volta che pubblichiamo, se lo fate, vi arriva la notifica sul cellulare. Fatelo pure sul secondo canale YouTube di calcio, stiamo portando a manetta FIFA 23, ci abbiamo anche un canale YouTube Extra Calcio. Oggi è uscito, ieri è uscito il super video sfogo sulla Formula 1, non so se hai visto, caro Ho Bonfabio. visto tutto, ho Ok. seguito tutto, anche il post-gara, purtroppo, Lasciamo ho visto perdere. tutto, ho visto Tutti i tutto. canali in descrizione compariranno qui durante il video. Io ti farei partire in ordine cronologico da Napoli-Torino. Come lo hai visto questo Napoli contro una squadra così quadrata, e scusa il gioco delle parole, come il Torino? Guarda, devo essere sincero, mi aspettavo una partita un po' diversa, cioè mi aspettavo comunque un Napoli alla fine vincente, su questo sinceramente avevo ben pochi dubbi sul fatto che il Napoli uscisse dal San Paolo, da casa, quindi anzi dal Maradona, scusatemi, con 3 punti, Sì. mi aspettavo però un Torino un pochino più coriaceo, perché comunque il Torino nelle partite di questo inizio del campionato ha dimostrato di essere una squadra abbastanza quadrata. No, non abbastanza, parecchio. Sì, certo, però ecco, c'è stata sta partita che comunque mi ha fatto un pochino riflettere, cioè forse il Torino deve esprimersi su dei livelli abbastanza importanti, forse lo ha fatto all'inizio, adesso si è un pochino, no, persa, però comunque è scesa un po' di rendimento, perché se non ricordo male anche prima della sosta non aveva fatto una bellissima prestazione, aveva perso contro il Allora, ha perso 1-0 col aiutami. Sassuolo. O col Sassuolo, mi ricordavo bene, che E aveva perso aveva col perso 1-0 Sassuolo. con l'Inter, però tutte di misura, Esatto, tutte di misura. tutte di misura, però comunque la terza sconfitta consecutiva per il Torino e questa volta subendo anche 3 gol. Quindi diciamo che per il Torino è un deciso passo indietro rispetto all'inizio del campionato. E invece per il Napoli è l'ulteriore conferma che è una squadra che gira a meraviglia, gira a memoria. Zambuanghissà, io non trovo più aggettivi, cioè è un Te lo stavo giocatore per chiedere. in questo particolare periodo è veramente Ingiocabile. qualcosa di impressionante, qualunque cosa vuole fare gli riesce e senza nessun problema, cioè con una facilità impressionante. Mamma mia. E si conferma anche Kvaratskhelia, anche in gol, anche in questa giornata, il quinto gol in Serie A, se non sbaglio. Sì. Quindi diciamo che il Napoli, almeno per questo inizio di campionato, viaggia spedito, ma molto, molto spedito. Per un Napoli che vince, convince e si riprende la vetta della classifica, c'è un Milan che non poteva tornare in vetta, ma aveva l'obbligo, vista la partita del Napoli, di restare, no? Sulla scia. E Scia, certo, assolutamente, c'è la all'interno riuscita in della una maniera. partita abbiamo visto cose clamorose. Non so se tu hai visto il mio Esatto. video. Io ho fatto gli ultimi 8 minuti, 3 gol in live. Guarda, ti giuro, Pareggio 2 a 1, 3 a 1. ho visto solamente la notifica, non ho avuto modo di vedere il video, però comunque vedendo i gol come si sono susseguiti e con quale rapidità. Cioè, sarà una partita impressionante, pure quella abbastanza rocambolesca, cioè in un modo o nell'altro Milan riesce a prendere questi 3 punti ed è una squadra che non muore mai. E soprattutto con parecchie assenze, perché Milan non era di certo una squadra al 100% già prima di cominciare la partita. Poi, durante la partita, ci sono messi pure 2 infortuni che No, potevano tre minare perché poi un. pure Kier. Giusto, giusto anche Chiera, sono 3 gli infortuni, io mi ricordo 2 però del primo tempo Nel giro addirittura, di poco ha sprecato due slot, assolutamente sì. esatto, era quello a cui mi riferivo e potevano dare la mazzata praticamente ad una partita che era, non dico sprecata, che però comunque si è sbloccata abbastanza tardi. E poi arriva addirittura l'1-1 sul recupero, perché il recupero, se non ricordo male, era già cominciato, e poi altri 2 gol extra recupero, cioè
92 Bairami pareggia, 93 Esatto. Ballo d'Ure fa l'1-2 e al 90 più 6, 3 minuti dopo Leao la chiude Leao. definitivamente. Esatto, Cioè, la dimmi partita te, cioè, da Milan. come me lo definisci tu? Come me la definisci una vittoria del genere? Che Una sembrava ormai vittoria da Milan. sfuggita perché te danno la mazzata, calcio di punizione, te la mette all'incrocio, fai 1-1 al Certo. 92esimo, basta, una squadra normale, dici abbiamo pareggiato, basta, è finita. Il Milan non è una squadra normale ed è per questo che ho parlato di vittoria da Milan, perché il Milan è la squadra campione d'Italia, non a caso, lo abbiamo già detto tante volte lo scorso anno, una squadra che mentalmente non esce mai dalla partita. Non vedi mai Manco il quando è Milan finita, farsi. cioè esce dalla partita, è finita la partita, il Milan ancora non è uscito dalla partita. Sì, no, esatto, la partita è finita e il Milan ancora è in partita, cioè quando rientrano negli spogliatoi sono ancora concentrati sulla partita, è È una cosa assurdo. impressionante, È assurdo. assurdo, assurdo, ma come ho già detto prima, non a caso è la squadra campione d'Italia. Due paroline sulla Lazio che ovviamente Fabio, tu non lo sai, non lo puoi Poco da dire. sapere. Milinkovic-Savic ce l'abbiamo noi contro a Fantacalcio. Ah, benissimo, Per mi fa quello ha fatto piacere tanto. doppietta, Certo, ovviamente. ovviamente, Ecco. certo. No, comunque, scherzi a parte sulla Lazio, No, non sto poco da scherzando. dire. Cioè, vittoria rotondissima contro lo Spezia. Devo essere sincero, poteva starci un risultato così rotondo. Sì. Mi preoccupa però un pochino, da tifoso della Roma, perché comunque la Lazio è la nostra direttissima concorrente per qualunque posto a livello europeo. E vedere la Lazio esprimere questo bel calcio comunque mi lascia un pochino preoccupato, devo essere 4-0 pure sincero. contro la Cremonese, ha fatto 8 gol nelle ultime due e 2-0 8 gol col nelle ultime Verona. due. 3 vittorie consecutive. Quindi Viaggia molto molto bene la Lazio. ne riparleremo poi nel contenuto processo dove andremo ad analizzare bene la situazione di classifica. Certamente. Io voglio da te proprio mezza parolina su la Sampdoria che perde 3-0 in casa contro il Monza. Proprio in una parola. Giampaolo, Mamma mia, che è stato perché non esonerato è stato praticamente. esonerato prima? Cioè, io lo dissi già nell'ultima partita prima della sosta, quando la Samp aveva perso anche quella partita, e io dissi, se non sbaglio, proprio nel processo. Spero che vengano presi dei provvedimenti per la squadra e che venga allontanato Giampaolo, di modo che usano queste 2 settimane per un attimo rimettere in piano tutte quante le questioni e ricominciare da zero. Ennesimo errore di Sì, valutazione. ma non capisco, c'era Prevedibile. una cosa lampante, Sì. lampante, perché non è stato allontanato prima? Cioè, si è aspettato lo scontro diretto, perché trattasi di scontro diretto contro il Monza, neopromosso, t'hanno preso a pallonate 0-3, senza replica, pure in casa, tra l'altro. Poi giustamente arriva la Strameritato. contestazione, perché non può essere questa la Sampdoria, Certo. perché se continuate questo passo fa peggio della Salernitana l'anno scorso, cioè praticamente ultima delle ultime fino all'ultimo, senza però possibilità di recupero, quindi retrocedono in B in sostanza. E adesso vediamo un attimo chi si siederà sulla panchina, ma non vorrei che già può essere troppo tardi, No, perché io sono già credo di solo no. 2 punti, solo due, Sì, quello sì. 2 punti in 8 giornate, raga, ma dai che stiamo a parlare. E poi la cosa che non capisco, 2 punti presi contro Juventus e Lazio. No, è per quello forse che l'hanno tenuto, che non l'hanno voluto esonerare. Forse era quello il Ho fuoco di capito. paglia che li ha fatti riflettere male. Senti, Probabile. mezza parola sul Sassuolo. 5-0 alla Salernitana. Travolge letteralmente la Salernitana. Se ti può interessare, visto che prima mi hai citato Milinkovic al Fantacalcio, quello nostro, io ho lasciato Torstvedt, come cazzo allora si chiama, in panchina nel mio Fatto con le Fantacalcio. assist, se non mi ricordo Con le male. assist, sì, Mamma certo. E comunque Sassuolo travolgente, mia. Mamma mia. letteralmente. Trova là un'altra vittoria, perché già 2 settimane fa aveva vinto contro il Torino e sale a quota 12. Quindi Sì. Sassuolo si è ripreso abbastanza bene, eh? Sì. Cioè, Sta un sta punto dalla viaggiando Juve. benissimo in campionato. Quindi Sassuolo è tornata ad essere una squadra da temere. Senti, ma sta Atalanta? Parla della partita, L'Atalanta. non parla delle situazioni di classifica perché di quello ne parleremo nel No, no, contenuto di quello ne processo. parleremo, ma io posso semplicemente confermare quello che già dico e che diciamo tutti quanti da tanto tempo. Cioè, l'Atalanta vince ancora 1-0. Quindi non era un Forse. caso, cioè adesso cominciano ad indirizzarsi, cioè hanno vinto contro di noi 1-0, hanno vinto contro la Fiorentina 1-0, significa che la Fiorentina di quest'anno è questa, che l'Atalanta di quest'anno è questa.
Sì, l'Atalanta di quest'anno è questa, squadra quadratissima che buca le difese avversarie solo quando deve, senza necessariamente spingersi in maniera ossessiva in avanti, come invece era in quel calcio, diciamo, spumeggiante con il quale abbiamo imparato a conoscere l'Atalanta degli ultimi anni. Vuoi che ti Non è dico il più dato? quell'Atalanta, sì? 38% di possesso palla Atalanta, 62% Fiorentina, 10 Appunto. tiri per l'Atalanta, 16 per la Fiorentina. Ha vinto 1-0 l'Atalanta. Vince 1-0 l'Atalanta, esatto. Beh, È semplicemente diventato una conferma. Allegri Gasperini? È diventato Mourinho? Questo però ti dimostra come un allenatore riesce ad adattarsi in base al materiale che ha a disposizione alle situazioni che gli si vengono a creare Però è un intorno. E qui, grande, eh? Posta questo l'ho già antipatico, detto ma è la un scorsa grande. volta, Gasperini è un grande allenatore, sotto questo punto di vista, veramente un grande allenatore. Ancora complimenti. Miglior partenza dell'Atalanta di sempre in Della Serie A. storia, della sua storia in Serie A. Esatto. Un aggettivo per italiano. Sta Fiorentina, non parliamo di classifica, ma cominciano a Crisi, mancare. È crisi. Penso che sia il termine a più crisi. Non adeguato. ci sono altri termini se non quello di crisi. Non Questa posso Juve. trovare altre parole. La Juve che Milik, diciamo Vlaovic. che Milik, Vlahovic, Kostic, diciamo che l'avversario di turno non era, posso dirlo, cioè senza che me ne vogliano i tifosi del Bologna, ma Vero, nullo. niente di irresistibile, e sono stato anche troppo buono, Sì, vero. quindi diciamo che non è un test probante quello per la Juventus visto contro Bologna, però un'iniezione di fiducia fondamentale, 3 punti, si ricomincia a giocare e vediamo se la Juventus riuscirà a rimettersi in un certo contesto. Certo, questo è sicuramente un buon nuovo inizio. Sono Sperando per i tifosi d'accordo. della Juve che si possa proseguire su determinati risultati. Certo è che se batti solamente squadre del calibro di Bologna, Spezia e squadrette così, perché se non mi ricordo male, questa è solo la terza vittoria della Juventus in Ti campionato. ricordi Se benissimo. continua da questo passo, diciamo che c'è ancora tanto da migliorare. Diciamo Vediamo che nei dal prossimi big match che cosa ci dirà la Juventus. Sicuramente è una vittoria che fa morale, ma come dicevi tu poc'anzi, i test probanti per capire la vera dimensione della Juve sono altri. Devono ancora arrivare, assolutamente. Sei d'accordo con Allegri che se ostina, io l'ho detto nel post partita, no? Milik era arrivato per fare l'alternativa a Vlahovic, ma sta Juve gira 100 volte meglio con le due punte. Cioè sembra Sì. costruita proprio per giocare con le due punte e con gli esterni che gli mettono palloni in mezzo. Io lo dissi già qualche settimana fa. Sì, ma può essere un rischio, perché comunque tu hai solamente quelle due punte praticamente, perché Ken non posso considerarlo una vera e propria prima punta come lo sono Vlahovic e È Milik. atipico. È un po' diverso, ha cioè caratteristiche diverse, Certo. però se al momento questo è il modulo che ti permette di avere un pochino più di resa, perché comunque a centrocampo te manca sempre Pogba, te manca là davanti un esterno come Chiesa, comunque delle assenze importanti dell'11 titolare ce l'hai, Dici per il e momento questa sfrutti queste de forze a disposizione, poi Dio vede e Se provvede. questo è l'unico modulo che ti rende, che ti permette di avere un minimo di resa in più, amici miei, adattatevi, giocate così Tanto e dici salire avanti fino l'importante a per che qualsiasi sbocca. squadra è vincere, ovviamente. Certo, se riesci a vincere così, Meglio vinci per lui. così, prendi quello che ti viene, poi quando ci saranno a disposizione tutti gli effettivi, Se allora poi si vedrà. ragionerà su un altro modulo. Grazie per la visione, ragazzi. Grazie a Buon Fabio per la collaborazione su questo Grazie a contenuto. tutti voi ragazzi, è sempre un piacere. Lasciate mi piace per supportarci. Iscrivetevi. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao ragazzi, ciao. Ciao belli!